pensa che abbiamo. Allora, io ho i capelli lunghi, ricci, e Bertone fa: te li tagli i capelli? Certo, per lavoro me li taglio, certo. Va bene, ci vediamo sul set. Quindi ho girato davanti all'anagrafe con Isabella De Bernardi, che è morta qualche mese fa. Sì, purtroppo già Mi lasciato. ricordo che durante la pausa tutti ci cercavano, noi stavamo in giro per Trastevere con le due biciclette. Dopo qualche ora siamo ritornati. Ma dove stavate? Tutti incavolati. Ecco, mi ricordo questa scena. Che poi con Isabella abbiamo cercato anche di, siamo diventati amici, abbiamo cercato di mettere in piedi uno spettacolo teatrale, poi invece ci siamo persi di vista e poi non si è fatto più niente. Io facevo Gonzales Gonzales. e mi ricordo che una mattina dovevamo fare, se tu hai visto il film, Sì. c'è la scena che mangiamo i fagioli. Beh, non veniva mai bene questa scena, non so perché, qualcosa non funzionava. E quindi quella mattina io credo di aver mangiato, non so, 6-7 piatti di fagioli e mi sono sentito male, ecco, mi Ah, ricordo questa ti sei cosa. sentito male realmente, come nel film. Sì. Di mattina, dopo aver fatto colazione, insomma, ti mangi 6-7 piatti di fagioli, stai male. Era il periodo migliore della mia vita. Ci siamo divertiti, abbiamo lavorato per 3 mesi lì, 2 mesi e mezzo, 3 mesi, non mi ricordo, a Cala Corvino. Cara Corvino. Io mi sono fidanzato con una ragazza che doveva sposarsi una settimana dopo, quindi Oddio. è andata a monte il matrimonio. Porca miseria. E poi abbiamo giocato sempre. Io mi divertivo tanto a giocare a ping pong con il regista. Lui era bravissimo a giocare a ping pong. Passavamo le ore a giocare a ping pong. E tu pensa, poi lui è cascato mentre girava, il regista, si è ingessato una gamba. Beh, giocava a ping pong con una gamba. Pensate. E poi niente, poi ecco, che ti posso dire ancora? Ci siamo divertiti un mondo perché poi la troupe era molto bella, affiatata, gli attori tutti, veramente un periodo bellissimo, guarda. Mi ricordo questa cosa che il produttore, Bonivento, voleva per quel personaggio, voleva Salvi. Ah, sa, Francesco Salvi. Francesco, perché forse erano amici, non so. E invece Marco si è battuto e ha detto: io voglio Sandro, cioè è giusto Sandro, voglio Sandro. E alla fine ha vinto Marco e abbiamo fatto. E sai, quando faccio questi film così, mi chiedono sempre: prima, dimmi qualcosa di, fai qualcosa di sardo, fai qualcosa di sardo, oppure fai sentire l'accento, si sente poco, e delle volte calco anche forse troppo. E questo un po' mi dispiace. Ok.